Ciao a tutti, sono Simone di Simon & Simon, qui con me c'è Simona. Ciao! Di Simon & Simon e questa è Lost Ember, dalla software house... Moonai! Non ho assolutamente idea di che gioco meno sia... Meno male che ti ho ascoltato 2 secondi. Meno male. Non ho idea di che gioco sia, sembra molto rilassante. Secondo me dovremmo tipo scappare e trasformarci di animale in animale, una cosa del genere. Gli sviluppatori sono stati così gentili da darci la chiave del prodotto e quindi ci aggiungiamo a proverlo. New game. Non l'ha capito che è new game? Ah, sì, la luce che si diffonde. Bellissimo. Ok. Simula dell'infinito. Già, mi piace. Mi piace. Non spegnete quando c'è questa icona visibile. Vabbè, ok, c'è l'autosave, abbiamo capito. Tra l'altro prima ho chiuso il gioco e non si è chiuso. Forse l'ho chiuso male. Fate attenzione quando lo chiudete. Bene. Prologo. Amicizia. Companionship, credo che sia amicizia, no? Fratellanza. Compagnia. The water will lead us, the fire will free us, and the light will guide us home. Vabbè, una poesia su... That's your way into the city of light. Questa è la tua strada per la città della luce. After you close your eyes for the very last time, you will rise into the light. Mi sa che è morto qualcuno. From a fire. All will be welcomed who follow the Yanlin ways faithfully. The others, they are thrown back into this world as wild beasts. Lost embers. Hey, come back here. Hey, torna qui. Kalani. Kalani. Che nome. Quindi siamo il bambino? Non ho capito. Non ho capito bene niente. Non c'era l'italiano tra le lingue, mi dispiace deludermi, c'era due tipi di cinese ma non c'era l'italiano. Mi scusi? Mi potrebbe aiutare con... Niente. Ah, è la cosa rossa che sta parlando. Sta chiedendo aiuto a questi maialini? E si lamenta che nessuno... Sì. Si lamenta che nessuno lo capisce. Forse il lupo lo capisce? Mi sento lupo oggi. Vai. Buongiorno. Mi potresti aiutare con una cosa? Ci vorrà solo un minuto. Ok. Quindi dobbiamo andare avanti. Sì, in una cava lungo questa direzione. Ci sta chiedendo della città di luce, che è dove devono andare gli spiriti dopo che sono morti. Solo che questo è rimasto intrappolato. E quindi pensa che debba fare ancora... abbia delle faccende in sospeso. E c'è un amuleto in mezzo. Al galoppo Silver! È andato a sbattere. Poi magari la smetti di prendere testate contro i macigni. Ma io sono il lupo, ah, ok. Adesso ho posato testativo, salve. Era quello c'ho, che... C'ho la retromarcia, salve. Posso fare pipì? Un lupo che fa pipì. No, non posso. Slow motion sprint. Ok. Here. That's it. Ah, questo è il cadavere.
Che è un gioco allegro. Do you see the amulet? Can you get out? Ci sta chiedendo se riusciamo a prendere l'amuleto o... ok, abbiamo fatto danno. Let me see. I haven't read the Yanrin script in ages. What does it say? Kalani? No, that wasn't my name. Maybe this isn't my body after all. Oh, Kalani, il bambino. Si ricorda il nome, però non è lui, però si ricorda il nome. Vediamo un po'. What? It's you. The amulet. That's Kalani. Questo è Kalani. Wolf, are you? It's time you reach the light you long for. This lost ember needs your help. Let this aid you on your way. Lascia che questo ti aiuti nella tua via. Ma non ho capito se il lupo è Kalani, il bambino. Oh no, ma è un lupo a caso. È un lupo a caso che è diventato mezzo bianco. Ha la mano bianca di Saruman. Wolf, was that you? Were you Kalani in a former life? Eravamo noi in un'altra vita? Il che significa che siamo stati banditi dalla città della luce. E che siamo l'ember perduta? A true Yanrin spirit and a lost ember, side by side. Ember, come si traduce? Lost ember. Un tizzone, una brace. Ah, una fiamma, ok. I just remember bits and pieces. Quindi posso chiamarlo un ulambro, va bene. Qua c'è qualcosa di utile. Ok. Quindi ci sono queste reliquie che possiamo trovare. Va bene. Di qua da dove siamo arrivati, credo. That mark on your side. What is it? Does it mean something? Well, I suppose we'll find out. E faccione, no, niente. Ah, we have to get you across if we're gonna get anywhere together. Dobbiamo ovviamente attraversare. Poi pizza. Vediamo se ci può dare una mano. Ha trovato qualcosa? Oh, che carini! Hai visto i gemellini? Sono quelli di prima. Sembrano dei bombati. Sì. Wolf, your mark. Look. Mi si è illuminata la faccia. Mi concentro, le faccio esplodere. Mi trasformo? Ah! Did you do that? Sono diventato uno di questi, ok, bello, bello e bello, per carità. Colino! You're a soul wanderer. Ma andare nel buco cosa c'è? What you just did? Quindi that's praticamente funny. La nostra anima si può trasferire. Yanrin legend spoke of those who had one foot in the light and one foot here on earth. No, ma sì. Maybe you weren't meant to be turned back from the city of light. Insomma, hai trovato dei buchi. We'll have to find out more about you. Come on then. Ma io voglio tornare a essere un lupo, mi piaceva essere un lupo, i lupi mi piacciono. Altri funghi? Altri funghi. Ma vabbè, mi posso trasferire da un animale all'altro. Questo l'avevo intuito dal trailer. Sto tornando indietro, mi sono un po' perso. Sì, sono tornato indietro. Oppa. No, guardalo! Guardalo, è bellissimo! Posso fare la pallozza! Guarda! È bellissimo! Quindi ogni animale ha la sua abilità.
Certo, l'abilità pallozza mi sembra un po' pallozza. Devo andare di qua? Io sto andando di qua, eh. Mi sembra di essere sempre al solito punto, mi sono tornato indietro. Ah, ah! Un buco. Quindi andiamo di qua e c'è un altro buco, scusi, mi faccia passare di qua, grazie. Quindi è un gioco di esplorazione, se ho capito bene. Ce n'è porti per i funghi. A quanto pare... Silly little thing. Piccole cose stupidotte. 1, 2, 3... Allora, ogni tanto pigia 1, 2, 3. Perché gli animali fanno cose inutili tipo mangiare. O buttarsi sott'acqua per prendere il cibo. Piccolino! Quindi se faccio così... Munch, 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 munch. Me ne faccio qualcosa di mangiare. Sì, c'è scritto cose completamente inutili. No, non me ne fa... Gioco, non mi fa cliccare le cose completamente inutili. Quelle leggermente inutili, sì, ma completamente. Ma sono cose coccolose. Sono cose coccolose, sì. Ma secondo me hanno qualche scopo segreto. Di qua c'era qualcosa, no? Anzi, cado e mi faccio male. Beh, è più difficile prendere testate con questo, è piccolo e lento. E lagga. Lagga parecchio. Infatti ogni tanto sentite il mio PC che sembra essere decollando un aereo qua vicino, no? Sull'evento del mio PC che va a palla. Spettacolo. Bene, adesso inizia il capitolo 1, luce e oscurità. The barrier that's keeping me here. I haven't been able to leave this place for ages. Maybe you can find a way through. È successa una cosa un po' inquietante, ma vabbè, possiamo tornare ai lupi quando vogliamo, pigiando e... Però come vi dicevo, abbiamo finito la parte introduttiva, la parte di guida, di tutorial, e lascerei scoprire il resto del gioco a voi. Se invece volete che continuiamo questa interessante avventura, fatecelo sapere nei commenti. Grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao!